Abbiamo cercato in tutti i modi oggi, non siamo riusciti, proveremo domenica prossima e tanto bisogna fare un'altra battaglia. Peccato perché la squadra ha dato tutto, ha attaccato per tutti i 90 minuti, è chiaro che così rischi di prendere qualche ripartenza, però tutto sommato per il volume del gioco espresso sicuramente ci è mancata la zampata vincente. Io direi che abbiamo messo tutti i giocatori offensivi perché già mettendo dentro Bracchini, i due attaccanti, Emili, e quindi qualche giocatore sicuramente era rientro come Foglia, ha dato tutto, dovevamo sostituirlo, qualche altro ha avuto qualche problema ed affaticamento tipo Forgione, tipo Capaldo, quindi qualche sostituzione è stata un po' obbligata. Però poi avevamo i giocatori più offensivi a disposizione, quindi abbiamo creato, come avete visto, tanti angoli, colpi di testa, parate del portiere, palle ribattute, ma è evidente che qualcosa come brillantezza manca, perché quando il corso, soprattutto in questo girone di ritorno, hai giocatori che restano fuori per un mese e mezzo, poi rimetterli dentro e fargli trovare la condizione, sicuramente oggi giocava Foglia, che era 3 settimane che non giocava, altri magari non è al meglio della condizione, un po' di brillantezza manca, però nonostante questo la squadra si è sacrificata, ha lottato su ogni pallone e le occasioni per poter vincere la gara le ha create. Purtroppo è un momento no, che magari non riusciamo a buttare la palla dentro, però dobbiamo crederci fino alla fine e domenica abbiamo un altro match ball in casa con l'Avastese. Ci mancano i 3 punti, speriamo di trovarli domenica prossima. È un derby e abbiamo obiettivi diversi. E anche il Roma City si giocava tutto tantissimo contro di noi, perché se avesse vinto la gara praticamente aveva raggiunto la salvezza quasi matematica. E in questo momento sono tutte finali, come ho detto tempo fa. E noi stiamo cercando di prepararci al meglio, cercando di dare delle risposte importanti. Per quello che stiamo esprimendo, sicuramente è un periodo che siamo penalizzati perché raccogliamo molto meno di quello che la squadra esprime. Beh, è evidente che c'è delusione perché magari volevamo a tutti i costi questa vittoria e ci abbiamo provato fino all'ultimo e poi quando magari non la trovi sei oltre stanco perché hai dato tutto, sei un po' anche deluso perché non hai trovato la vittoria, però questo fa parte del gioco e bisogna accettare i risultati e magari ricaricare le batterie perché abbiamo bisogno di avere tutti a disposizione, magari con una condizione magari un po' migliore. Oggi magari abbiamo dovuto rinunciare anche a Minicleri, giocatore importante, ogni volta magari manca qualche pedina e abbiamo bisogno di tutti, soprattutto quando arrivi a finale di stagione e le energie cominciano un po' a mancare. Però sicuramente sono convinto che i ragazzi daranno tutto domenica prossima con la stessa. Adesso bisogna valutare quelli che sono usciti oggi per qualche problema d'affaticamento. Minicleri da monitorare per quanto riguarda la sua infiammazione. Vediamo un attimo da valutare durante la settimana. Assolutamente, noi sapevamo che oggi veniva qui a campo una squadra agguerrita che volesse vincere perché si giocava il campionato, ma noi ce la siamo giocati a viso aperto perché comunque avevamo bisogno di punti, anche muovere la classifica fa bene, fa morale soprattutto, in vista dell'ultima giornata di campionato. Lo 0-0 è un po' bugiardo, nonostante la partita è stata agguerrita, è un bello spettacolo, però accettiamo il pareggio e ci andremo a giocare la salvezza a Tolentino. Sì, ma noi sapevamo che la squadra del Pineto è una squadra di valore, che ha nei singoli giocatori importanti. Abbiamo lavorato in settimana per cercare di chiudere al meglio quello che potevamo, le offensive del Pineto. Ci siamo da una parte riusciti, un po' di fortuna anche grazie al portiere, due belle parate, e siamo contenti di aver raggiunto almeno il pareggio. Ce la siamo giocati a viso aperto, parliamoci chiaro, per cercare di vincere perché per noi era fondamentale. Però accettiamo, come ho detto poc'anzi, il pareggio e abbiamo testa adesso a Tolentino a cercare di fare punti. No, in questo momento noi stiamo pensando soltanto alla trasferta di Tolentino, che sappiamo che anche loro si giocano
all'ultima giornata il tutto per rientrare nei play-out, però non ci sono preferenze. Quando si gioca poi una partita secca, secondo me poi va di mezzo il valore, diciamo, oltre tecnico, anche umano, e di uomini che vanno in campo e cercano di salvare la squadra a tutti i costi dopo un anno di sacrifici. Pochi punti perché nella prima parte di campionato non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco e a fare punti. E secondo la seconda parte di campionato, nonostante il girone di ritorno è un campionato a sé, perché anche il Pineta ha fatto meno punti magari del girone d'andata, siamo riusciti a uscire fuori dalla zona bassa di classifica, perché ricordiamoci che noi avevamo 14 punti a fine girone di ritorno ed eravamo ultimi, mi sembra, insieme al Tolentino. Siamo riusciti a guadagnarci una bella fetta di classifica anche in zona play-out, e siamo contenti così. Cerchiamo di fare il massimo e di sperare di salvarci anche all'ultima giornata, perché la speranza è l'ultima a morire. È una partita che sulla carta per noi era un po' proibitiva, però noi conosciamo poi in definitiva il valore della nostra squadra, che purtroppo per varie vicissitudini non si è espressa mai al top, però credo che ha fotografato bene la partita, una partita bella, equilibrata. Giocare alla pari con la prima in classifica per noi, diciamo, ci dà una spinta anche per cercare di salvarci a Tolentino. Ma oddio, tutti sbagliamo, ci mancherebbe, però ecco, secondo me oggi abbiamo dimostrato che la rosa è una rosa di livello. Magari eravamo un po' perplessi quando non arrivavano i risultati, o meglio, abbiamo avuto da dicembre in poi una squadra che ha recuperato terreno, perché non dimentichiamoci che noi siamo partiti a inizio luglio a fare la squadra, quindi siamo stati un po' in difficoltà, perché fare una squadra da zero a luglio non è una cosa semplice. A dicembre l'abbiamo migliorata, abbiamo ottenuto dei risultati, poi purtroppo la rincorsa ha dato, diciamo, c'è stato il momento di calo e abbiamo perso la possibilità di salvarci direttamente. Comunque credo che la squadra abbia tutta la potenzialità sia di provare a salvarci direttamente alla fine del campionato, eventualmente, speriamo di no, anche nei play-out.